Eccoci ragazzi, non è mattina presto, ma sono le 6.30, 6.40 e tornando a casa, ho fatto un po' più tardi, però è venerdì, quindi siamo pronti per il weekend. Sono quasi arrivato a casa perché ero al telefono con Emanuele, il mio amico di Houston. Quindi si è fatto proprio buio, ma il faretto qua sembra che fa un'illuminazione perfetta, proprio da... per un video amatore. Niente, oggi vi volevo parlare, riallacciandomi a un commento di Giampiero, di Trump e il suo muro e praticamente dello shutdown che hanno avuto tutti i lavoratori del governo. Non so se io non seguo molto le notizie, non seguo molto la politica, soprattutto quella americana, non posso votare ancora, quindi non è che mi fa molta differenza, però questa cosa qua che sta succedendo per quanto riguarda lo shutdown di tutte, diciamo, le attività pubbliche ormai è sulla bocca di tutti, perché non è la prima volta che succede questa cosa qua negli Stati Uniti, ma non era mai successo che per così lungo tempo ci fosse lo shutdown. Che cos'è lo shutdown? Praticamente la manovra finanziaria non è stata approvata dal governo perché Trump chiedeva, quello che ho sentito io, era 5 miliardi di dollari per costruire il muro tra il Messico e gli Stati Uniti. Quindi shutdown, ma shutdown significa che tutti i lavoratori governativi sono a casa o stanno lavorando senza stipendio, e non è che gli verranno pagati gli arretrati, sono soldi che perdono. Praticamente tutti quelli che lavorano negli uffici pubblici, se non sono uffici o situazioni come i militari non hanno scelta, devono lavorare a gratis, lavorano, non verranno mai pagati in questi giorni. Sono 20, mi sembra che oggi è il 22esimo giorno che sono in questa situazione. Tutti i parchi nazionali si può entrare gratuitamente. Ho letto che c'è qualche volontario che va comunque perché ci tiene al posto, diciamo, al parco, ma tutti gli uffici IRS, quello delle tasse, sono chiusi, uffici, tutti i visti di immigrazione, tutto chiuso, e quindi un po' sta rallentando tutto quello che è la burocrazia americana, che solitamente è molto veloce quasi in tutto, e in questo caso sta bloccando. Per il muro, Giampiero mi chiedeva se secondo me era una cosa giusta, no? Allora, i messicani clandestini sono un pilastro fondamentale per l'economia americana. Adesso vi spiego, sono due motivi perché. Uno, perché fanno tutti quei lavori che gli americani non vogliono fare, quindi quei lavori molto manuali, praticamente la ristorazione, il 50% penso negli Stati Uniti si basa su questi personaggi, che poi non sono solo messicani, Centro America, Messico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ok? Quindi tutti i lavapiatti sono lavoratori clandestini che vengono dal Centro America. Tutti i giardinieri sono messicani clandestini. Tutti i carpentieri che lavorano nella costruzione di case sono clandestini. E questo fa comodo, prima di tutto perché sono economici, purtroppo vengono sfruttati. Da un altro punto, cosa succede? E se lo so io, che sono l'ultimo negli Stati Uniti, lo sanno tutti, lo sanno anche le autorità, negli Stati Uniti si può comprare un social security number falso, non falso, di qualcun altro. Io Houston so dove si può comprare questo social security number, che ti permette di lavorare. Cosa succede però? Io vado a comprare questo social security number, vado dal datore di lavoro, il datore di lavoro mi assume,
con questo social security number. Io vado a lavorare, ovviamente comunque prendo uno stipendio basso. Alla fine dell'anno, quando faccio il quando dovrei fare il tax return per avere il rimborso delle tasse che ho pagato in più, non posso applicare perché sono un clandestino. Questo social security number non corrisponde con la mia vera identità, quindi sono miliardi di dollari che non vengono risarciti, non vengono ridati indietro con il tax refund che viene fatto tra febbraio e aprile. Quindi è un'entrata che ha il governo americano, quindi è una cosa, secondo me, questo muro è una cosa molto politica, molto una propaganda per quello che aveva fatto prima, e quindi sta cercando di portare avanti il suo, com'è che si dice in Italia, il suo, non il suo piano, non mi viene in mente il suo, che non mi viene in mente comunque. Come dicevo, non seguo molto la politica, però questa cosa mi fa un po' sorridere. Io penso, no, che l'americano in generale, l'80% degli americani è indebitato, anche quelli che lavorano per il governo, non è che perché lavorano per il governo sono migliori degli altri, perché è proprio una cosa culturale, loro sono indebitati, quindi o che hanno il mutuo da pagare, o che hanno la macchina da pagare, hanno il telefono da pagare, hanno tutte queste cose qua da pagare, e vivono assegno per assegno, mensilità per mensilità, quindi 21 giorni è quasi un mese che non prenderanno lo stipendio. Quindi cosa succederà? Non riusciranno a pagare i loro debiti. Questo farà sì che loro o si indebiteranno di più o dovranno andare a pagare gli interessi su quello che andranno a pagare in ritardo, e quello che andranno a pagare in ritardo gli andrà a infliggere, se si può dire infliggere, il credit score e il credit history. Quindi andranno a avere avranno avranno un down nel credit history, che quando andranno a chiedere un nuovo prestito, avendo un credit history basso, avranno un tasso di interessi alto. Quindi è una fregatura allucinante. È vero che hanno tanti benefit, è vero che hanno tante cose belle chi lavora per il governo, come in Italia, negli enti pubblici, ma dal rovescio della medaglia è che se non firmano non prendono i soldi. In Italia c'erano i contratti di lavoro, no, anche per i lavoratori pubblici, scadevano, mi ricordo quando erano i vigili del fuoco, contratto pubblico, il contratto di lavoro scadeva nel 2003 e forse lo firmavano nel 2008, nel 2009, 5-6 anni dopo, e poi ti pagavano gli arretrati, un casino. Qua no, non firmano, non ti danno i soldi, quindi è molto semplice. Non so chi vincerà questo braccio di ferro, se Trump o il governo. Non ho un'opinione su Trump, non seguo molto, anche vivendo in una zona trumpiana, perché qua quasi tutti hanno votato Trump, ovviamente, nel West Texas, nelle grandi città texane no, magari no, ma nella parte rurale del Texas, 90%, e quindi questo è Trump e il suo muro. Non so se costruirà questo muro, per quanto mi riguarda è una cosa inutile, è solo una propaganda, e comunque gli Stati Uniti hanno bisogno di queste persone per portare avanti il tutto, perché altrimenti nessuno, ristorazione, tutti questi lavori che vi ho accennato prima li fanno o gli studenti, quelli che vanno al college, che per accumulare 2-3 soldi vanno a fare questi lavoretti qua part time così, oppure i clandestini, perché uno che ha un po' di testa e ha le carte in regola cerca un altro lavoro dove ha qualche possibilità in più di guadagnare qualche soldino in più, e ha qualche benefit in più, perché benefit in quei campi non ce n'è, zero. Quindi Trump e il suo muro, vedremo
nelle prossime puntate cosa succederà. Niente, non ho fatto in tempo a informarmi sui carceri, vedrò la settimana prossima, oggi è stato un po' impegnato, non ho avuto il tempo di chiedere agli ex carcerati che ho in fabbrica, li chiuderò lunedì. E niente, sono pronto per questo weekend, football NFL, playoff, sabato e domenica, Serie A è ferma, sembra che c'è la Coppa Italia, però non ho letto molte notizie. Niente, dai ragazzi, vi saluto, sono arrivato, come vedete alle mie spalle fuori è buio, sono le 7 di sera, e niente, buon weekend a tutti, e comunque ho già in mente cosa fare questo weekend, i due video che vi farò durante il weekend, spero di avere la voglia di farli, l'idea ce l'ho, vediamo se avrò la voglia. Buon weekend a tutti, ciao. Allora, prima di caricare il video e di andare a dormire, volevo fare una rettifica su quello che ho detto su le persone che non vengono pagate. E mi sono informato, ho detto una piccola cavolata. Praticamente ci sono dei dipartimenti essenziali che anche durante lo shutdown del governo lavorano e vengono pagati. Quali sono questi dipartimenti? Non lo so. Comunque la grande maggior parte dei dipendenti pubblici, dipendenti governativi, è a casa e non prende lo stipendio. Ci sono dei dipartimenti definiti essenziali invece che lavorano e vengono regolarmente pagati. Questa era una piccola rettifica. Niente, io adesso carico il video e vado a dormire, quindi buonanotte a me, e voi vi state per alzare in Italia, quindi buon sabato. Ciao a tutti.